Andrea De Logu e il periodo dopo il divorzio. Nessuno ci provava con me. La conduttrice ha parlato della sua vita sentimentale dopo la separazione da Francesco Montanari. Oggi è felicemente fidanzata con il giovane Luigi Bruno. Andrea De Logu si confessa riguardo la sua vita sentimentale. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha parlato per la prima volta del periodo successivo alla separazione dal marito Francesco Montanari, svelando un retroscena molto particolare risalente a quegli anni, prima di conoscere il suo attuale compagno Luigi Bruno. Scopriamo cosa ha detto. Andrea De Logu e la confessione sul post-divorzio. Ospite di Gianluca Gazzoli, Andrea De Logu è passata dal basement e si è raccontata in un'intervista a BSMT. Nel corso della chiacchierata del podcast la conduttrice televisiva e radiofonica ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata, svelando anche dei retroscena riguardanti la sua vita sentimentale. Dopo una relazione con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, nel 2016 Andrea De Logu ha sposato Francesco Montanari, con il quale è rimasta insieme fino alla separazione del 2021. La conduttrice, oggi uno dei volti più seguiti e amati della TV, ha confessato di aver vissuto anni sentimentalmente difficili dopo il divorzio dell'attore di Romanzo Criminale. Ma tu ci credi che non c'è stato uno che ci abbia provato con me? Ha rivelato la Andrea De Logu, spiegando di essersi ritrovata in una paradossale situazione, in cui la sua figura intimoriva i potenziali corteggiatori. Per un anno io ci ho provato con molte persone perché avrei voluto una relazione, ma si spaventavano. La conduttrice ha raccontato a Gianluca Gazzoli un episodio in particolare, addirittura mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto ti vieni a prendere un caffè? E lui ha consentito dicendomi sì, però poi vado via, non ti preoccupare. L'uomo avrebbe poi effettivamente deciso di andarsene, nonostante le insistenze della conduttrice, io gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa, non sono un uomo oggetto. Andrea De Logu e il nuovo compagno. Oggi Andrea De Logu è felicemente fidanzata con Luigi Bruno, definito da lei stessa sui social l'uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. Dopo 5 anni di matrimonio, infatti, la conduttrice ha ritrovato la serenità accanto al modello, 17 anni più giovane.